Più dell'80% dei candidati sulle liste di Grillo appartiene all'estremissima sinistra, appartengono addirittura ai comitati notab, ai centri sociali, ai black bloc. Andiamo a verificare cosa è successo là dove sono già state delle elezioni, con le elezioni per esempio consigliere regionale di questi candidati. In Sicilia. In Sicilia ha vinto la sinistra, Crocetta è stato eletto presidente, ma non aveva i voti per governare. Bene, ha offerto a tutti i candidati eletti del Grillo la presidenza di una commissione, un incarico di qui, un incarico di là, la vicepresidenza in un'altra attività. Tutti i candidati di Grillo hanno raggiunto il governo di sinistra di Crocetta. E poi sentiamo Bersani che dice bisogna fare dello scouting tra i candidati di Grillo, bisogna fare cioè un'esplorazione dei candidati di Grillo. E D'Alema dice sì, dobbiamo allearci con quelli che saranno gli eletti di Grillo. Viene fuori cioè che c'è una pastetta completa tra la sinistra e la sinistra estrema di proposta da Grillo, che sarà facilissimamente, naturalmente, insieme ai Vendola e ai Bersani. Quindi, se qualcuno ha davvero la testa sulle spalle, non può dare il suo voto al Movimento 5 Stelle. E se ci riflettete bene, 5 Stelle vuol dire Bersani, Vendola, Monti, Fini. Queste sono le 5 stelle vere dentro il movimento di Grillo, che ha un passato tragico per quanto lo riguarda e che, a sentire il mio amico Boldi, che è una persona per bene, è l'uomo più cattivo che lui abbia mai conosciuto nella vita. Quindi davvero un moderato pensa di sprecare il Grillo, veramente si guardi nello specchio e si domandi se per caso non è impazzito. I voti dei moderati devono stare coi moderati. E i moderati questa volta, come abbiamo fatto già altre volte, perché ricordatevi che quando siamo scesi in campo nel 94, noi abbiamo innovato nella politica italiana. Prima di allora i partiti si presentavano.